È stato presentato il potenziamento fisico-medicale per l'anno 2024-2025 per la sede di Pergola del Liceo Scientifico Torelli, una nuova opportunità per gli studenti. È un risultato perché siamo riusciti dopo il progetto iniziale a formare una classe, quindi partirà questo importante potenziamento ovviamente con la collaborazione della Politecnica e dell'ospedale di Pergola. È un potenziamento che coinvolge soprattutto l'ambito elettrobiomedicale, quindi è un potenziamento su fisica, la parte elettrica che parte già dal biennio, invece scienze, soprattutto il corpo umano, viene anticipato rispetto al programma ordinario, però gli obiettivi sono comunque quelli e poi dal terzo anno iniziano appunto ad affrontare quelle che sono le strumentazioni biomediche e vederle anche poi in ospedale. Ci sarà una classe dedicata, ci saranno 150 ore in più nei 5 anni, in collaborazione appunto 50 con l'ospedale e 70 invece tra i docenti interni e la Politecnica delle Marche. È un percorso soprattutto di orientamento, quindi speriamo che guardino comunque alle professioni sanitarie e ovviamente la matrice è ingegneria biomedica, quindi puntiamo a quello. Come Università Politecnica delle Marche noi teniamo tanto al discorso orientamento, interazione, scuola-università. Sappiamo che i ragazzi delle scuole superiori hanno proprio bisogno di essere orientati e questa è una bellissima opportunità ed è anche innovativa, nel senso che come curvatura nell'ambito, in un ambito diverso da quello strettamente di medicina, per cui sono orientati tutte le varie curvature, è bello essere coinvolti. Infatti sempre importante sensibilizzare gli studenti ai loro percorsi futuri e aiutarli nelle scelte e fare conoscere anche una realtà che a volte nella collettività si ha una visione forse parziale di quello che viene fatto, quindi la possibilità di vedere non solo in termini teorici ma anche in termini pratici, perché questa è forse la sfida di questo nuovo indirizzo, quello che avviene all'interno della parte ospedaliera ma anche la parte tecnica, sono sempre opportunità significative per gli studenti per aiutarli a scegliere quello che è il loro percorso futuro e forse anche un modo di avvicinare il territorio alla realtà della sanità e piuttosto che viceversa, insomma. Noi siamo molto sensibili a questa situazione geografica dove la popolazione anziana ha una prevalenza importante. Le nostre strutture che sono disseminate sul territorio, sia di degenza, di ambulatorio, di domicilio, danno una prestazione in questo senso e una copertura capillare. È chiaro che mettersi in discussione anche con la scuola significa anche presentare quello che è la nostra opera, la nostra importante supporto a quello che è una popolazione, ripeto, che sta sempre più invecchiando. Quindi abbiamo scelto questa collaborazione, questa cooperazione con la scuola proprio per dare un segno anche alla giovane generazione di quanto sia importante in questo momento storico lavorare in un'area sanitaria di cui c'è una necessità a tutti i livelli di operatori sanitari che possano dare supporto alle nostre strutture.